Dunque, tu arrivi dopo questi primi film, Pasquali Festa a Campanile. Sì, ne ho fatto due o tre con Festa a Campanile. Ah, non c'è un po' di Festa a Campanile. No, ma era un uomo molto simpatico che beveva troppo, a mio parere, insomma, era simpatico. Fernet Branca. Fernet Branca dalla mattina alla sera. Asseggiante molto difficile, molto duro per una donna. E amaro anche, molto amaro il Fernet. Sì, molto amaro. Dunque no, anche lì c'era, anche lì, film in coproduzione. Dunque, è per questo che sono rimasta molto in Italia. Lui era un uomo incredibile, un po' come Fassbinder, lavorava molto, scriveva Festa Campanile, girava, montava. E un film dopo l'altro, come una voglia incredibile di lavorare, di esistere. Fassbinder era così, e di fatto è partito molto giovane. Perché una filmografia incredibile, il numero di film. Sul film Disperazione di Fassbinder, lui crede che abbiamo festeggiato il suo 31esimo compleanno e facevamo il suo 31esimo film. Dunque era incredibile e ne ha fatto ancora qualche in più prima di scomparire. Faceva almeno 3-4 film l'anno. Chi fa sta campanile? No, sì. Non si fermava mai, era sempre un po' puntuale su sé, però scriveva, montava, produceva film dei suoi amici e girava fino, non c'era tempo, non c'era, dalla mattina alla sera, finché lui, un po' come scuola, anche scuola, non era mai stanco quest'uomo sul set. E Fassbinder era così, si partiva e si andava fino a che voleva lui. E un giorno, perché era molto divertente, se avete visto il film con Dirk Bogarde, un giorno lui ha iniziato a fare un po' delle inquadrature come portiere di notte della Cavalli. E Dirk ha detto, vi posso vedere stasera in albergo da solo? Perché Fassbinder era sempre con 15 persone intorno a lui. Dunque si è vestito tutto di nero, molto bene. Io l'ho vista arrivare, per questo che lo so. E Dirk mi ha detto, io ci ho fatto portiere di notte della Cavalli. Allora, abbiamo iniziato la cena, una e basta. E l'indomani non c'era più una questione di continuare su questa strada. Dunque, ecco, sono dei personaggi. Poi lui aveva capito che il mio inglese era terribile. Ho imparato l'inglese 3 mesi per fare questo film. Perché nella vita di un'attrice, se uno vuole lavorare, ci vuole coraggio, ci vuole perseveranza, ci vuole forza. Ho preso 20, 25 kg, 23 kg in 2 mesi, ho imparato l'inglese dal 31 gennaio fino a quasi la fine di aprile per fare il film di Fassbinder. E dunque lui ogni mattina si divertiva molto a dirmi, c'è una nuova battuta, Andrea? E mi dava delle parole molto difficili per la mia bocca, per la mia lingua, e dunque si divertiva. Io dicevo, vabbè, mi dà un quarto d'ora, devo provarla. E dunque è così. Sì, ci sono delle persone nella sala che vogliono essere attori o attrice, coraggio, perseveranza, lavoro, volontà.